non ha bisogno certo di presentazione la cittadina di Gerace. La sua ricca storia dell'arte può essere letta lungo le sue piazzette, i suoi vicoli, i muri delle case e i suoi palazzi storici, le numerose chiese. Lungo tutto questo prende vita il Borgo Incantato, manifestazione artistico-culturale ed enogastronomica che si sta svolgendo in questi giorni e che conta su una partecipazione di pubblico straordinaria. Le case del borgo medievale di Gerace si aprono ai turisti e visitatori, diventando punti di ristoro dove gustare prodotti tipici, dalla zuppa di fagioli a quella di ceci, la salsiccia, le zeppole, i dolci e il vino, tutto preparato secondo tradizione dagli abitanti del luogo. Lungo le vie, intanto, gli artisti di strada con le loro performance incantano adulti e bambini. Borgo diventa sogno ad occhi aperti. Si tratta di una manifestazione principalmente di artisti di strada e, come ebbe a dichiarare anche il direttore artistico, il dottor Gigi Russo, è una delle manifestazioni di artisti di strada più grosse del meridione d'Italia. Si sposa anche con la cultura e con la gastronomia, come diceva lei. La gastronomia nasce da un'esigenza che in quel momento c'era, perché c'era poca ricettività turistica e poca ristorazione qui a Gerace. Abbiamo pensato allora di fare dei punti ristoro alla riscoperta anche delle nostre tradizioni in questo campo. Musiche, luci, danze, colori e profumi attendono i visitatori per un'esperienza di incanto a Gerace. Ma infatti oggi vedremo migliaia di artisti.